Il tema di oggi è la transizione ecologica, transizione ecologica con tutto ciò che ne consegue. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande opportunità perché. perché parte e ridisegna il futuro del nostro Paese e in un certo senso anche il futuro dell'Europa stessa. E, eh, parla di inclusione sociale e di salute, anche se in questo settore l'Italia è molto avanti. Ricordo che la spesa per pensioni, assistenza sociale e sanità è intorno al 56% dell'intera spesa pubblica e quindi siamo abbastanza avanti ma eh, ci darà come dire un grande eh, slancio un grande busto per la digitalizzazione siamo un paese che non ha tantissime banche dati banche dati che non comunicano tra di loro e eh, ancora abbiamo un Istat che spesso fa telefonate per avere una situazione più chiara del paese innovazione nella pubblica amministrazione competitività perché siamo il fanalino di coda in termini di produttività di sistema paese e poi soprattutto un grande slancio alla cultura, all'istruzione, alla ricerca, all'università che sono il vero futuro del paese. Ma il tema fondamentale riguarda sicuramente questa che potremmo chiamare la quinta rivoluzione, la rivoluzione verde, la rivoluzione della transizione ecologica che significa tante cose, si riverbera sia nella mobilità sostenibile, sia nelle infrastrutture che saranno da modificare, sia anche nei processi di produzione. Beh, per l'Italia, insomma, si tratta di un investimento notevole, sono 222 miliardi, di cui 191 che vengono messi a disposizione dell'Europa, circa 120. In forma di prestito, gli altri a fondo perduto. E poi ci sono i 30,6 miliardi di fondo che è stato previsto e finanziato dall'Italia, che ci sarà utilissimo perché sarà difficile poter completare tutte le opere nel 2026. E qual è l'obiettivo principale di tutto quello che ci siamo detti? Beh è la sostenibilità, la riduzione almeno del 55% delle emissioni entro il 2030 e Possibilmente un impatto climatico zero nel 2050. Un obiettivo che è fondamentale, se pensiamo che 103 anni fa la popolazione mondiale non superava il miliardo e 800 milioni e oggi siamo a 7, ,7 miliardi e 7, e pensiamo che arriveremo tra breve nel 2050, forse a più di 10 miliardi, beh, diventa fondamentale. Non dobbiamo mai dimenticarci che è il momento in cui noi consumiamo tutte le risorse terrestri, con tutti i benefici di inventario che può avere questo calcolo, ma siamo ormai arrivati a luglio, agosto l'anno scorso, per via della pandemia e quindi dobbiamo essere molto prudenti. E anche i nostri investitori istituzionali, quindi le fondazioni di origine bancaria, i fondi pensione, le casse di previdenza e anche le compagnie di assicurazione, beh, sono della partita perché da tanto tempo... Ormai ormai investono con i criteri SRI, con la responsabilità sociale dell'impresa. Con i criteri ISG che riguardano l'ambiente, la governance e il sociale. Beh, è un'economia non di poco conto perché se noi andiamo a vedere il patrimonio di questi investitori istituzionali, supera i 300 miliardi. Se ci mettiamo anche le compagnie di assicurazione, arriviamo a 950 miliardi e teniamo conto che solo gli investitori istituzionali, escludendo le compagnie di assicurazione, hanno un turnover di investimenti di circa 30 miliardi l'anno, che non pone l'Italia tra i primissimi paesi ma siamo comunque tra i più importanti paesi che eh, operano con questi investitori istituzionali e quindi è evidente che la, già oggi c'è questa tendenza a investire in modo responsabile e in modo ESG è evidente che se mettiamo assieme queste risorse sono fornite appunto da, questo, diciamo, da questi investitori istituzionali che rappresentano un po' il secondo pilastro del nostro welfare con i fondi dello Stato, beh, possiamo ben immaginare di poter avere una transizione ecologica molto importante, un'innovazione digitale e investimenti che potranno sicuramente sviluppare il nostro Paese. Ecco, di questi temi parleremo con i nostri ospiti.